compito, ma sono anni appunto, esattamente dalla metà degli anni 90 che ci troviamo, quindi la storia comune è abbastanza densa. Allora, innanzitutto per dettare i titoli, perché bisogna, al solito, Mario mi consigliava un altro appunto di partire da questo, anche se siamo in una fase molto avanzata del progetto, o almeno così appare, visti i finanziamenti dei nostri, però la questione è che ancora oggi bisogna cercare di parlare nel merito. E bisogna tenere conto che in una situazione come quella del Paese, noi andiamo a costruire un'opera che oggi costa 6,2 miliardi di euro, che nel 1992, quando era partita, costava l'equivalente di 1,5 miliardi di euro, per il doppio dell'infrastruttura ferroviaria prevista, del percorso e tracciato previsto. Allora si parlava di linea alta velocità Milano-Genova, oggi si parla appunto della linea Genova-Novi, sostanzialmente. Questo vuol dire che in realtà si è avuto un incremento dell'800% dei costi iniziali. Voi capirete bene che arrivare a traguardare questi obiettivi, che è l'opera più scandalosa, della già scandalosa alta velocità in Italia, che ha costi di realizzazione proprio perché ha dei vincoli ingegneristici legati al fatto appunto di dover sparare treni a 300 km all'ora in una struttura ferroviaria, che nella generalità dei casi è molto insufficiente. Ricordiamo che sono oltre 9.000 km a semplice binario in una rete complessiva su 15.000 km di rete ferroviaria, quindi da fare ce ne sarebbe di appunto raddoppi o raddoppiamenti o interventi di nell'adduzione all'intorno dei nodi, eccetera, però appunto noi scegliamo ancora una volta appunto di fare un'infrastruttura di questo tipo, con i costi che ho detto, vuol dire appunto poi rispetto ai costi di una linea francese spagnola o 10 o 20 volte di più. Il problema è come si arriva a questo punto. Sugli aspetti nazionali poi qualche giorno la Mario Varia interverranno, però io volevo anche prendere riferimento, proprio perché è bene parlare nel merito, una piuttosto surreale intervista, perché l'ha rilasciata circa un mese fa a Franco Manzitti, che è stato redattore del Lavoro a Genova, all'onorevole Lovelli, che risulta essere il sindaco di Novi, nonché appunto deputato, e in cui si arriva oggi a fare appunto alcune affermazioni nel merito per una, diciamo, testimonianza politica che io potrei definire alla vispa Teresa, nel senso perché queste affermazioni vengono fatte oggi. Si dice in maniera molto condivisibile che si tratta di un'opera sconvolgente, che è stato un grave errore affidarla a Cocib, letterale queste cose. Il mio giudizio su Cocib è la scelta sbagliata. Adesso vogliono spacchettare, non si sa cosa vogliono fare con appunto i sei lotti. È dal 1992-93 che seguo il progetto, però non capisco sostanzialmente dove vada a parare, e soprattutto non capisco perché Cocib non rispetti la volontà del Comune di Novi con 70 pagine di osservazioni. O ancora, appunto, avendo detto che l'opera è sconvolgente, si appuntano le questioni sulla pesantissima cantierizzazione, sul rischio di emungimento forzoso delle fonti, cioè quelle cose che e poi si arriva finalmente a dire che si scopre che appunto su il terzo valico probabilmente non ci saranno i traffici che consentiranno di ripagare l'opera nemmeno nella gestione, e che purtroppo ho avuto conferme in un'interrogazione che tra i merci non ci potranno andare sull'alta velocità. Allora, questo da una parte conforta, perché evidentemente è un precipitato di cose che, anche condivisibili, lo vediamo narrato oggi appunto da un esponente del Parlamento. Dall'altra, diciamo, è surreale
Perché se uno ripercorre appunto nel tempo tutto quello che è stato detto e il momento in cui valeva la pena di dirlo, forse magari se appunto non si facessero le vispe terese, ma si arrivasse puntualmente a chiedere conto a chi appunto gestisce il comando, il vapore delle cose che sta facendo sul momento, denunciando sul momento quello che sta succedendo, forse non arriveremo a quella che è una vera e propria o truffa o spreco di Stato. Perché appunto 6 miliardi e 2 ho già detto che non si possono considerare altrimenti. Rispetto alla situazione attuale, io sinceramente non capisco come il governo tecnico possa, chiamandosi tecnico, avallare ancora il progetto dell'alta velocità con appunto l'origine che ha avuto questo progetto e con appunto i rincari che abbiamo detto che sulle linee alta velocità complessivamente comunque si aggirano in media attorno al 500%, proprio perché l'origine è stata quella spartizione a tavolino a trattativa Milano. Quindi continuo a non capire. Tra l'altro appunto nel 2001-2007 ci fu il tentativo appunto di annullare, anzi non il tentativo, si annullarono i rapporti concessori tra il PS e TAV e i rapporti subconcessori con il generale contratto per poi vederli appunto riesumati, con la minaccia da parte dei vari general contractor appunto di contenziosi in prima fila a voce. Mi domando appunto però dal 1992 dove erano questi signori. Perché nel 1996 viene arrestato a settembre sia Piccini Battaglia che Necci, tra l'altro con un'inchiesta che parte dalla Spezia, quindi da territori vicini, e vengono arrestati proprio per una corruzione legata a tutto il sistema dell'alta velocità. Nell'autunno del 97 parte a quel punto, perché il Parlamento chiede conto la verifica sull'alta velocità e a gennaio 97 viene chiusa quasi dall'autorità soltanto con un cambiamento nominale pari è alta velocità e alta capacità, ma la sostanza dal punto di vista dell'intervento tecnologico non cambiava. Proprio allora, visto che tra l'altro ci toccava da vicino, dato che l'inchiesta partiva dalla Liguria, l'attenzione comunque era già naturalmente alta, ma ci occupammo dei buchi fatti abusivamente a Bracconalto e a Voltaggio, a Morini di Voltaggio, e facemmo appunto una denuncia che fu poi portò nel febbraio 98 all'intervento dei NOE e del ministro dell'ambiente allora Edo Runghi che fece sospendere i lavori. In parallelo alla appunto falsa verifica sull'alta velocità, che però aveva portato comunque a un dibattito parlamentare, tra il 96 e il 99 ci furono dei tavoli tecnici interministeriali in cui se loro signori volevano intervenire a contestare e a rettificare, diciamo, il progetto in maniera sostanziale, si parlava di linea metropolitana, si parlava dei quadruplicamenti appunto laddove necessari, quindi un ripensamento totale vero dell'alta velocità in alta capacità, che poi non andò a finire in nulla, ma perché sostanzialmente il consenso politico all'interno del Parlamento e fuori mancava. E anche quando noi facemmo l'esposto e poi arrivò il sequestro, noi ci ricordiamo per tutto quanto un periodo i viaggi pagati dalle amministrazioni pubbliche, dalla Regione Liguria ed altro, che portavano invece i giornalisti a visitare l'inizio dell'opera, si parla appunto del febbraio 98, prima del febbraio 98. Quei lavori vengono definiti abusivi perché quelle non sono gallerie geognostiche, ma sono vere e proprie gallerie di servizio, sia per il raggio appunto dell'entrata dello scavo, sia per come si sta procedendo per l'inizio. E lo stabilisce appunto un ministero.
momento nodale, ma momenti nodali sono quelli successivi, che badate bene, che ricordiamoci che nel 94, 98 e 2000 comunque, fino a quando tentano di presentare in valutazione di impatto ambientale i progetti, quei progetti vengono sempre bocciati. Perché sostanzialmente appunto l'impatto idrogeologico, l'impatto della tranquillizzazione, l'impatto anche sulle aree naturalistiche, il problema dello smarino, eccetera, non vengono risolti in maniera soddisfacente da nessuno dei progetti. E ancora si parlava dell'alta velocità, appunto, Milano-Genova. Poi viene appunto la legge obiettivo, e anche lì molti di questi signori, chi vi piaccia l'intervista un mese fa, non si accorge che cambia completamente il tenore appunto delle decisioni. E gli enti locali, le popolazioni locali vengono del tutto emarginate. Tant'è che, guarda caso, con le procedure della legge obiettivo, per la prima volta nel 2003 si ha il bollino su un progetto altrettanto disastroso, ma a quel punto, siccome non è più contestabile, tanto passi. Sono questi i passaggi su cui, ma ricordiamocene altri, nel senso anche quando si parla di finanziamenti. Viene ricordato anche, per esempio, in questa intervista che nel 2003 si parlava di 4 miliardi e 700 milioni per il terzo valico, nel 2005 erano già diventati 4 miliardi e 800, anzi quasi 4 miliardi e 9, e poi per diventare nel 2006 circa 5 miliardi. Però appunto in tutti questi momenti, guardate bene, non sono momenti in cui diventano, ci sono delibere CIPE, e la delibera CIPE sul progetto preliminare nel 2003 è un adeguamento costi nel 2005 assolutamente ingiustificato, e nel 2006 l'approvazione del progetto definitivo. Capirete bene che appunto anche lì ci sono degli appuntamenti mancati, c'è una critica di fondo che manca, non si può oggi arrivare a dire appunto ma non ci fidiamo di Cocib, bisogna continuare a dirlo, fanno bene a dirlo loro, noi non ci siamo mai fidati e continuiamo a non fidarci. Il problema adesso appunto la divisione per lotti, si parla di 6 lotti, secondo la legge finanziaria del 2009 si possono finanziare appunto le opere per lotti, se si ha o il 10 o il 20% del valore dell'intera opera e se si ha la copertura al 100% del primo lotto. Nel 2009 fanno una delibera, questa è già un'opera che costa 6 miliardi e 2, ma nessuno lo dice, fanno una delibera con una copertura per il primo lotto di 500 milioni di euro. Noi, tra le altre cose, in tutto questo periodo continuiamo a denunciare insieme ai comitati, eccetera, la Corte dei Conti, tutti i vari passaggi. Ma i conti non tornano, cioè se devi avere o il 10-20% dell'opera più la copertura del primo lotto, come fai a stanziare 500 milioni per un'opera che balla tra i 5 miliardi e 6 miliardi e 2? Non si sa. Oggi abbiamo questa ulteriore delibera sul 1,1 miliardi per il secondo lotto. Appunto la Corte dei Conti è stata investita per anni, tra l'altro comunque in qualche maniera intervenuta perché le forzature alla Grillo, anche lì un filone di indagine che partì non dalle procure di Alessandria o di Genova ma dalla procura di Milano per truffa aggravata ai danni dello Stato con prescrizione proprio per aver avallato gli scavi abusivi su frattonato e mulini di voltaggio. Però poi con appunto la legge CDL che taglia sostanzialmente i tempi della prescrizione, i signori vengono prescritti. E naturalmente nessuno pensa, soprattutto un senatore come Grillo, a dire no, rinuncio. Perché abbiamo visto che ci sono altri esempi recenti di non rinuncia alla prescrizione ben più autorevoli. In tutto quanto questo la giustizia amministrativa, perché la legge obiettivo interviene anche a modificare quell'aspetto, le norme derivanti dalla legge obiettivo, poi porta al fatto che viene creato una sorta di tribunale speciale amministrativo, il tribunale di Roma,
presieduto per anni da